Un saluto allo Stuni! 17esima edizione, siamo a metà percorso, sabato la grande manifestazione finale, anticipiamo che avremo il piacere anche di ospitare il ministro Catania. Dove trovi l'ispirazione, la sagacia per continuare a organizzare sempre questa manifestazione, sempre con quel piglio che ti caratterizza? Io sono un amministratore di impresa. Tutto l'anno ho a che fare con numeri, con problematiche legate a pagamenti, banche, eccetera. Quando arriva settembre io mi libero di questa condanna e vengo a Marinando, e quindi la forza ce l'ho per forza, vengo a divertirmi. Se io venni qua nel 99, era per me sconosciuta Ostuni, anzi è falso, non era sconosciuta, la conoscevo ovviamente di fama. Avevo avuto un compagno di militare che era di Ostuni e quindi mi parlava delle bellezze della Città Bianca, tutto lì. Quando sono arrivato ho trovato un comune immediatamente collaborativo, ma questa collaborazione è cresciuta negli anni. Oggi mi onoro di essere amico degli amministratori, e la scommessa vinta, sì, cioè, quest'anno ancora di più, perché abbiamo introdotto la novità della visita al Parco delle Dune Marine e ancora di più sono contento di stare qua. Parliamo delle opere, opere sempre più belle, sempre più interessanti, che anche in questo caso forse meriterebbero una ulteriore vetrina. Che cosa accade dopo queste rappresentazioni? Ah, bravo, bravo. L'ulteriore vetrina c'è in effetti, perché i tre vincitori assoluti delle tre sezioni, ossia una scuola media, una scuola superiore e una scuola mediterranea, saranno invitati a novembre a Roma. A Roma ci sarà il Marinando Roma Fest, che è appunto la rassegna delle migliori opere che hanno partecipato a Marinando Ostuni. È un'ulteriore vetrina per me, che mi sento quasi un cittadino di Ostuni, anche per Ostuni, perché ovviamente parleremo di dove queste opere sono state selezionate. Nel prestigioso programma di Marinando, in questa edizione c'è anche un'opera fuori concorso meritoria, che merita effettivamente risalto, ed è La Luna Danza con il Mare, curato dall'Associazione Le Vie del Bosco. L'Associazione Le Vie del Bosco è nata da circa un anno, raccoglie bambini di età compresa fra i 6 e i 13 anni, è associata con l'OCSEN, un ente nazionale sia sportivo che culturale. Ci teniamo tanto a dirlo perché è veramente importante. Abbiamo già debuttato la prima volta nella notte di San Giovanni, è stata veramente una bella esperienza anche per i bambini. Facciamo soprattutto teatro danza, ci teniamo a dirlo, perché è un'esperienza che fa veramente vivere il teatro con il corpo ai bambini e ai ragazzi. Siamo veramente onorati di essere dentro questa grande manifestazione, appunto Marinando. Noi comunque vi aspettiamo, aspettiamo tutti i ragazzi di Ostuni già con le prossime iscrizioni che partiranno ad ottobre. Noi speriamo veramente con la prossima esperienza di arricchire anche il patrimonio culturale ostunese dei ragazzi, e iscritti davvero tante le richieste, forse perché è veramente una cosa insolita e nuova per Ostuni, perché poche volte forse si è fatto teatro per questa fascia di età. Hai già in mente quello che potrebbe essere la 18esima edizione? No, non ce l'ho in mente, perché ci sarà una 18esima edizione ovviamente, non credo che differirà molto da questa qui, perché il format che abbiamo individuato, ossia un Marinando esclusivamente teatrale, l'abbiamo provato per la prima volta quest'anno con successo, credo che lo ripeteremo, quindi la novità sarà data soprattutto dai nomi delle scuole che parteciperanno.